Tre punti d'oro quelli che la Nuova Sogno Calcio ha ottenuto sul campo della Casati Arcore alla vigilia del match capolista del girone B di promozione. Una vittoria, seconda in trasferta per i biancazzurri, ottenuta con bel gioco e grinta. Decisivo il gol di Capitan Lamia all'84esimo. Sorpasso riuscito per i ragazzi di mister Fabio Fraschetti, che sono a un punto dalla vetta occupata dall'Arcellasco, vittorioso sulla Costa Masnaga. Incessante ad Arcore il sostegno del gruppo Sasela, che ha seguito il big match della 13ª giornata. La formazione sondriese non ha potuto schierare l'argentino Busto e Moroni fermi ai box. I biancoverdi arrivavano da tre vittorie consecutive. Nei primi 45 minuti le due squadre hanno tenuto la guardia alta. Difficile trovare spazi per andare a segno. Partita maschia che l'arbitro Mainini di Busto Arsizio ha gestito all'inglese. Qualche cartellino giallo e dialogo con i giocatori. Nella ripresa sono concentrate azioni ed emozioni. Al 56esimo punizione di Gabellini da 20 metri, Rodriguez si è fatto trovare pronto. Al 59esimo al 60esimo il portiere biancazzurro ha sventato due minacce bloccando le conclusioni degli attaccanti Brianzoli lanciati a rete, prima su Arienti, poi su Costantino. All'80esimo punizione di Kokuz dalla tre quarti, stacco di testa di Nauel e palo sfiorato. Un minuto dopo Rodriguez ha disinnescato la conclusione di Gabellini. E all'84esimo la rete decisiva, corner dalla destra di Kokuz, la palla finisce a Gonzalo Scudero che entra in area, la sua conclusione che diventa assist per Capitan Lamia, tiro, palla alla destra del portiere per l'1-0. Nella parte conclusiva la partita si è incattivita dopo 6 minuti di recupero, il triplice fischio che ha sancito la vittoria dei biancazzurri. Domenica prossima si va a Colico per un derby che promette spettacolo.